Oggi tratteremo di un caso avvenuto a Ciaocilla nel 1979, una storia davvero terribile che ha visto coinvolti 26 bambini di età compresa tra i 5 e i 14 anni. I rapitori tennero questi bambini all'interno di un camion che poi hanno sotterrato in una cava. L'intenzione era quella di chiedere un riscatto per la loro restituzione. Prima di iniziare con questo video volevo chiedervi gentilissimamente, se già non lo fate, di seguirmi anche su Facebook, perché di ultimo sto portando tantissimi casi anche lì in un formato un po' diverso grazie anche all'aiuto di Jelly Smack. Quindi chi volesse seguirmi anche su quel social, mi raccomando, cercami su Facebook, Sebastiano Serafini in Giappone. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Il caso di cui parleremo oggi è davvero terribile e solo a pensarci mi vengono i brividi. La storia di oggi vede protagonista il figlio di un proprietario di una cava di Livermore, chiamato Frederick Newhall Woods IV, e due suoi amici di nome James e Richard, che erano fratelli. Il tutto è avvenuto il 15 luglio del 1976, quando intorno alle 4 del pomeriggio l'autista di scuolabus quale Frank Edward Ray stava riportando a casa 26 studenti dalla scuola elementare di Derry Lane, al ritorno di una gita scolastica estiva nella piscina di Ciaocilla. Nel mentre stavano percorrendo la strada del ritorno, un grosso furgone bloccò loro la strada davanti proprio a questo scuolabus. Ray ha quindi dovuto per forza fermare l'autobus ed è stato assalito da tre uomini che peraltro erano armati e avevano delle calze di nylon che coprivano il loro volto. Uno degli uomini ha puntato addirittura una pistola contro Ray, mentre un altro di loro ha preso la guida dell'autobus. Il terzo invece li seguiva assieme col furgone. I rapitori nascosero l'autobus nel Berenda Slough, un ramo poco distante dal fiume Ciaocilla, dove era stato parcheggiato un secondo furgone. I finestrini posteriori di entrambi i furgoni erano stati dipinti di nero e gli interni erano stati rinforzati con dei pannelli. Ray e i bambini sono stati costretti a entrare nei due furgoni sotto la minaccia appunto di questi uomini che erano armati. Questo furgone ha poi guidato per circa 11 ore prima di arrivare in una cava appunto nei pressi di Livermore, che come vi ricordo era proprio di proprietà di uno di questi rapitori. Nelle prime ore del 16 luglio i rapitori hanno costretto queste vittime a scendere all'interno di un camion sotterraneo del quale avevano disposto una piccola quantità di cibo, dell'acqua ed alcuni materassi. Immaginatevi la paura che Ray e questi bambini devono aver potuto provare in quelle circostanze. I più grandi hanno impilato i materassi in modo che alcuni di loro potessero raggiungere l'apertura in cima al camion, che era stata tuttavia coperta da una pesante lamiera e appesantita ancor di più da due batterie industriali da 45 kg. Dopo ore di sforzi, Ray e il ragazzo più grande, il 14enne Michael Marshall, hanno incastrato il coperchio con un pezzo di legno e hanno spostato le batterie. Hanno poi scavato il resto dei detriti che bloccavano l'ingresso. 16 ore dopo essere entrati in quel camion, il gruppo è riuscito ad uscire e si è incamminato verso la baracca di guardia della cava. Il figlio del proprietario della cava, il 24enne Frederick Newhall Woods IV, è stato subito sospettato di essere una delle persone che aveva le chiavi della cava e un accesso sufficiente per seppellirvi un camion dei traslochi. Lui e i suoi amici, appunto come vi dicevo i fratelli James e Richard, rispettivamente di 24 e 22 anni, erano stati precedentemente condannati per furto di veicoli a motore, per il quale erano stati condannati alla libertà vigilata. Un mandato è stato eseguito nella proprietà del padre di Woods, dove la polizia ha recuperato una delle pistole usate nel rapimento e all'interno di esso vi era anche una bozza per una possibile richiesta di riscatto, ma i tre uomini si sono dati alla fuga.
Fortunatamente Woods è stato catturato 2 settimane dopo il rapimento nella città di Vancouver in Canada, mentre James è stato catturato prima lo stesso giorno ancora in California. Per quanto riguarda Richard invece è stato proprio lui che volontariamente si è consegnato alle autorità 8 giorni dopo il rapimento. I rapitori non erano stati in grado di presentare nemmeno la loro richiesta di riscatto pari a 5 milioni di dollari, che magari non vi diranno tanto, però dal momento che questo caso è avvenuto 50 anni fa capirete come 5 milioni di dollari all'epoca erano una somma molto cospicua, quasi 5 volte tanto magari quella che varrebbe nel 2020 da certi punti di vista. E il motivo per cui non erano riusciti, pensate, a inviare questa loro richiesta di riscatto era perché le linee telefoniche del dipartimento di polizia di Chowchilla erano intasate dalle chiamate dei media e delle famiglie che cercavano i loro figli. Io, ragazzi, sapete come la penso dei media quando si interessano di casi del genere, nel senso, perché molto spesso, come abbiamo visto anche in vari casi su questo canale, l'introduzione dei media talvolta impedisce il buono svolgimento e il successo di determinate indagini e la risoluzione di alcuni misteri. E meno male che questi bambini sono riusciti, mettendosi d'impegno, a scappare da quel terribile camion sottoterra. Se magari non fossero riusciti a scappare, qualcosa fosse andato storto e questi rapitori non fossero stati in grado di presentare la loro richiesta di riscatto, magari questi bambini non avrebbero mai più rivisto la luce del sole. A me questa cosa, solo all'idea e a pensarci, mi spaventa veramente tantissimo. In ogni caso, tornando appunto ai rapinatori, sono andati a dormire e si sono svegliati a notte fonda con i notiziari televisivi che gli avevano informati che le vittime si erano liberati e erano al sicuro. Cioè, voi immaginatevi che nel mentre che questi rapitori si erano addormentati, la mattina dopo si svegliano e scoprono che praticamente questi ragazzi che avevano rapito erano riusciti a sfuggire. James ha dichiarato che, nonostante provenissero da famiglie benestanti, sia lui che Woods erano profondamente indebitati e qua vi cito parola per parola: avevamo bisogno di più vittime per ottenere più milioni e abbiamo scelto dei bambini perché i bambini sono preziosi. Lo Stato sarebbe disposto a pagare un riscatto per loro, non si sanno difendere e sono vulnerabili. Alcuni dettagli del crimine corrispondevano peraltro a quelli di The Day the Children Vanish, un racconto di Hugh Pentecost pubblicato nel Daring Detectives di Alfred Hitchcock. Non so se qualcuno l'ha mai visto, però è avvenuto comunque questo nel 1969. Infatti dovete sapere che una copia di questo libro si trovava proprio nella biblioteca pubblica di Chowchilla e la polizia ha ipotizzato che ciò avesse ispirato proprio questi rapitori. Ad ogni modo, 3 giorni dopo che questi rapitori si sono dichiarati colpevoli di questo rapimento a scopo di riscatto e rapina, si sono tuttavia categoricamente rifiutati di dichiararsi colpevoli di aver inflitto un qualsiasi tipo di danno a livello fisico a questi ragazzi, poiché una condanna per questo capo d'accusa insieme a quello di rapimento comportava una condanna quasi obbligata all'ergastolo senza possibilità di libertà vigilata. Sono stati processati con l'accusa comunque di lesioni gravi, dichiarati colpevoli e condannati alla pena obbligatoria, ma le 2 condanne sono state annullate da una corte d'appello che ha ritenuto che le lesioni fisiche subite dai bambini, per lo più tagli e lividi, non soddisfacessero lo standard per le lesioni personali previste dalla legge americana. Sono stati comunque condannati nuovamente all'ergastolo con possibilità però di libertà condizionata. Richard è stato rilasciato nel 2012, mentre James ha ottenuto la libertà condizionata il 7 agosto del 2015. Nell'ottobre del 2019 a Woods è stata negata ancora una volta la libertà vigilata, pensate, per la 19ª volta. Lui per 19 volte ha tentato di ottenere questa libertà vigilata e non l'ha mai ottenuta. Nel 2016 una causa per risarcimento dei lavoratori intenta da Woods ha anche rivelato che ha gestito diverse attività, tra cui una miniera d'oro e una concessionaria d'auto, da dietro le sbarre senza avvisare le autorità carceriere come gli era stato richiesto. Come vi dicevo, questo Woods era l'erede di una ricchissima famiglia californiana. Infatti è assurdo come
un ragazzo comunque che avrebbe avuto una vita così agiata abbia scelto di compiere questo crimine che gli ha di fatto rovinato la vita. In ogni caso dovete sapere che questo Woods ha ereditato dai genitori un fondo fiduciario che in un documentario del tribunale è stato descritto come un valore pari a 100 milioni di dollari, sebbene l'avvocato di Woods abbia contestato la veridicità di tale importo. Questo Woods si è sposato 3 volte nel mentre che era in prigione e ha acquistato una villa a circa 30 minuti dal carcere. Nel marzo del 2020 è stata concessa la possibilità comunque di ottenere per Woods la libertà vigilata. Ad ogni modo, per far sì che tale richiesta sia approvata c'è bisogno che l'intero consiglio acconsenta a tale decisione, e quindi la divisione legale del consiglio e anche del governatore stesso della California. Spostandoci adesso sull'autista di questo autobus, quale Frank Edward, che tra l'altro è venuto a mancare una decina di anni fa, il 17 maggio del 2012, egli ha ricevuto un premio, diciamo, o una medaglia da parte della California School Employees Association per l'eccezionale servizio svolto alla comunità. Prima di morire nel 2012 ha ricevuto la visita di molti degli scolari che lui aveva aiutato a poter scappare da quella giornata assolutamente da dimenticare. E per quanto riguarda invece i bambini rapiti, sembra che uno studio ha rivelato che tali ragazzi hanno sofferto di attacchi di panico, incubi con rapimenti e morte e cambiamenti della personalità. Voi immaginatevi comunque in quegli anni, quando si è così piccoli, essere protagonisti in prima persona di avvenimenti così atroci. Molti svilupparono paure come quella, la paura delle automobili, del buio, addirittura del vento, delle cucine, dei topi, dei cani e anche degli hippie. E uno di loro, tra l'altro, finì anche per sparare a un turista giapponese con una pistola a pallini quando l'auto del turista si ruppe davanti a casa sua. Cioè, immaginatevi, questo turista giapponese è andato a scontrarsi contro la sua casa e lui gli ha sparato. Molti bambini hanno continuato a manifestare sintomi di trauma, tra l'altro anche 25 anni dopo il rapimento, tra cui abuso di sostanze e depressione, e alcuni sono stati imprigionati per aver fatto qualcosa di violento o quant'altro. Nel 2016 i 25 bambini rapiti sopravvissuti hanno portato avanti una causa che avevano intentato contro i loro rapitori, anche perché immaginatevi, questi rapitori, in particolare Woods, avevano un capitale così ingente e il fatto che praticamente alle famiglie non sia andato quasi niente è abbastanza assurdo. Ragazzi, questo era il caso di oggi, un caso che forse già conoscevate, estremamente famoso, però che volevo portare su questo canale. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate un mi piace, scrivete anche qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, e spero di vedervi al prossimo video. Grazie sempre tantissimo per seguire questi miei video. Un ciao da Seba, ciao!